buongiorno. Una cosa al volo, ve lo dico subito. Bene. Direi positivo. Ma volete sapere di più o vi basta una bella? No, no, c'è qualcosa di più, grazie. Insomma, come andate? Soluzione... Le parti sembravano molto distanti oggi? No, ci siamo... è stato un incontro utile, sempre, perché quando ci si incontra sui tavoli rispetto a comunicazioni pubbliche è meglio, ci si è confrontato sui temi aperti. L'indicazione che abbiamo avuto è che comunque c'è un'idea di mantenimento comunque della superficie di San Siro su diversi scenari. L'obiettivo è quello adesso di lavorare su queste varie ipotesi, quindi ancora una volta i club si sono resi disponibili a lavorare, come ha sempre fatto fin dall'inizio, nell'ambito della collaborazione con le istituzioni, e quindi ancora una volta i club lavoreranno per proporre idee sul mantenimento della superficie di San Siro. Questo è quello che ci siamo detto. Sulla struttura anche ho... No, guarda, il tema si è molto parlato di ingombro, perché che ci siano tre anelli, due anelli, un anello è abbastanza irrilevante da un punto di vista dell'occupazione e dello spazio. Allora il comune, come d'altra parte dalla sua delibera, ci terrebbe a mantenere una vocazione sportiva naturalmente, ma a tenere l'ingombro, e noi analizzeremo come prima ipotesi questa ipotesi, che è un'ipotesi un po', come posso dire, diciamo in termini positivi, innovativa, perché non si sono mai visti due stadi uno a 100 metri dall'altro, no? Quindi è una cosa un po'. Ecco, qualora questa ipotesi non sia percorribile, per quanto ci riguarda, il Comune si è dichiarato disponibile ad analizzare altre ipotesi che riducano l'ingombro. Sulle volumetrie c'è stato qualche accordo? Non abbiamo parlato, non di abbiamo parlato delle volumetrie. Quindi oggi San Siro, diciamo, il vecchio Meazza. Essenzialmente sì, l'ipotesi è capire come dalla delibera si possa procedere nei prossimi passi per una presentazione di un progetto definitivo. Quindi oggi il punto di discussione era capire l'ingombro di San Siro, come può essere reso compatibile con l'esistenza di un altro stadio a pochi centinaia di metri. A chi darete questo punto, studiare questa ipotesi? Adesso stiamo valutando, c'è un nostro studio di ingegneria su cui siamo già affidati in precedenza, che farà queste valutazioni. Ma sui tempi l'agenzia delle entrate non abbiamo parlato. No, no, sinceramente abbiamo sentito nelle ultime settimane valutazioni che cambiano, si parlava all'inizio dell'estate di 50, poi 70, adesso 100, sinceramente sono valutazioni che non sono state messe sul tavolo oggi, e non abbiamo, lasciatemi dire, riscontro oggettivo da dove arrivano. Sui tempi avete detto al Comune che bisogna concludere l'accordo o il disaccordo entro una tempistica precisa? Ma i tempi hanno anche il ritmo della sovrintendenza, no? Tra parentesi. Quindi sì, l'ideale è sempre trovare un'intesa col Comune da sottoporre poi alla sovrintendenza. Idealmente sarebbe questo il processo. Ma diciamo, noi oggi abbiamo parlato dello stadio attuale, dell'ingombro dello stadio attuale, di quanto sia compatibile con la costruzione di un nuovo stadio a fianco. Tutti gli altri temi non sono stati trattati sostanzialmente, quindi non abbiamo parlato di metri quadri, non abbiamo parlato di quanto vale in Meazza, 100 milioni o quel che è, cioè temi non trattati. Ecco, lei dice, Presidente, però è una soluzione innovativa, ma percorribile da quel che ha potuto immaginare prima di aver sentito naturalmente i vostri studi? Dunque, la risposta non gliela posso dare io, perché percorribile non faccio di mestiere l'architetto, tantomeno di mestiere architetto di stadi. Quando dico innovativa intendo dire, mi sembra, ma di nuovo parlo con beneficio di inventario, un first, cioè uno mi dovrebbe spiegare in quale paese al mondo, nella stessa area, ci sono due stadi, uno vecchio, uno nuovo, uno di fianco all'altro. Francamente non lo so, non mi ricordo averlo mai visto. Poi per carità, magari essere first è anche bello, certe volte però è magari un po' stupido, non so ancora dove siamo. Grazie signori, dobbiamo andare, grazie mille. Grazie. Ci saremmo aspettati la presenza del sindaco, comunque il tavolo è stato assolutamente proficuo e abbiamo comunque toccato tutti i temi che erano necessari. Ma a livello teorico il Comune ha lasciato aperta anche l'ipotesi della demolizione totale, se non sarà percorribile questa prima ipotesi? Oggi c'è una delibera e si deve attenere alla delibera che è stata emanata, di conseguenza lavoriamo nell'albero della delibera. C'è un nuovo appuntamento con il Comune? Avete già fissato?
fissato una data, però ci sarà di sicuro. Grazie.